può intervenire il consigliere Qualitava. Buonasera Presidente, buonasera consiglieri, colleghi, buonasera Giunta, assessori e tutta la stampa. Sono meravigliata in questo Consiglio Comunale, così pagato, così tranquillo. Sembra che è l'inizio di una nuova consigliatura, ma a me non sembra, a me sembra che questa è la fine della consigliatura. Eppure noi come opposizione avevamo posto anche delle basi di collaborazione con questa maggioranza. Successivamente al Covid o durante il Covid, in più di un'occasione, noi consiglieri di Forza Italia e di opposizione avevamo chiesto al sindaco e alla maggioranza una collaborazione al di fuori delle linee partitiche e politiche, perché il problema che investiva la nostra città era un problema grave e che riguardava tutti, opposizione e maggioranza. Ma tutto questo al sindaco entrava da un orecchio e usciva dall'altro, perché lui ha speculato in questo periodo per iniziare a fare un suo percorso di campagna elettorale. Quel percorso che secondo me è iniziato già dall'inizio della consigliatura, prendendo in giro i suoi collaboratori. Suoi collaboratori, evidentemente oggi lo vediamo, chi scappa a destra e chi scappa a sinistra. Qualcuno dice che Piazza Pulita è finita. Io ho visto una piazza, l'ho visto pulita, ho visto solo Piazza della Repubblica, mai così pulita. Non c'è più nessuno, non c'è più vita. Questo è il bello di chi vuole fare tutto da solo. Un uomo solo al comando, ce l'abbiamo. Continuo adesso col camioncino, anzi adesso si è evoluto, va col pick up. Col pick up sta facendo il giro per dire a tutta la provincia che lui è l'uomo giusto per andare alla regione. Ma questo mi rammarica, ma mi rammarica più che altro. Ho fatto una battuta con il giornalista tempo fa, vicino al manifesto del nostro caro Presidente, che era candidato al Consiglio regionale. Evidentemente trascura molte cose, trascura anche le personalità e le individualità degli amici, facendo capire alla città che lui è l'unico che può cambiare le sorti di questa città. Questa città che comunque lui ha abbandonato, è riuscito a fare delle operazioni, operazioni individuali dico io, quando lui ha attaccato sempre la vecchia politica, ha attaccato la vecchia politica, che cosa ha fatto in questo ultimo anno? E noi lo vediamo agli occhi di tutti, Babbo Natale, visite Lucera, interessi personali, gambe di Damio, non per ultimo un'altra associazione dove pensa di poter gestire tutti i beni culturali di Lucina. Ma se avessero fatto quelli della vecchia politica tutto questo, quante volte lui è salito sulle scale della Procura della Repubblica? La fortuna è che la Procura della Repubblica a Lucina non c'è più. Foggia è molto più distante, perché ci sono tanti e tanti altri problemi più grandi rispetto a quello che succede a Lucina. Però la giustizia è lenta, ma arriverà per tutti. Io mi auguro che tutto quello che sia stato fatto, che è stato fatto possa portare qualche beneficio. Ne sono scettico,
perché il sindaco che continua a dire di risolvere i problemi di un'intera provincia, io dico, ma a me risulta che il nostro sindaco è stato anche espressione di una giunta provinciale, era un delegato alla provincia, anche se è delegato all'ambiente, e non ne parliamo di tutto quello che è successo per l'ambiente, non vogliamo nemmeno fare nessun tipo di esempio sull'ambiente. Però lui, in qualità di delegato della provincia, poteva e aveva il compito di poter sistemare scuole e strade che sono di competenza della provincia. Oggi vuole andare alla regione dopo che non è riuscito a farlo con la provincia. Ma forse, dico, o non gli hanno fatto fare oppure non era capace di farlo. Io propendo sempre per la seconda, perché la dimostrazione di incapacità del sindaco l'abbiamo vista uscire in questi 6 anni. Che cosa ha prodotto? Ha prodotto un dissesto, e adesso ci ritroviamo, oltre al dissesto, con un bilancio depositato stamattina e inviato via PEC al segretario comunale a noi, con un disavanzo addirittura di 26 miliardi di euro. 26 milioni, scusate, 26 milioni di euro. A 26 miliardi può darsi che, secondo quello che dice il collega Di Battista, può darsi che potremmo prendere delle somme, però a questo punto sono scettico, non essendoci più una maggioranza e un'amministrazione, diventa difficile prendere anche il minimo contributo. Non dimentichiamo che non più di una settimana fa abbiamo perso un contributo per il trasporto pubblico scolastico messo a disposizione della provincia per 83.000 euro, e noi sappiamo che c'è gente che non può venire da zone limitrofe appartenenti al comune di Lucera perché non abbiamo fondi per il trasporto pubblico. Questo è grave. Non abbiamo perso dei finanziamenti pure per il campo sportivo, per le attività sportive. Poi ci preoccupiamo solo esclusivamente di fare campagna elettorale, perché lo stipendio forse è più alto, quello alla regione è più alto. Però vedo che è un po' confuso, io vedo il sindaco confuso, perché evidentemente non sa nemmeno lui dove andare candidato, perché prima dice di andare candidato con Emiliano, poi con Emiliano litiga e si parla che va candidato convinto e fa la Scala San affitto per trovare un posto nel centro-destra, e allora dico, qua non c'è più un problema politico, un problema è solo esclusivamente un problema personale. A me dispiace, l'unica cosa da dire del Presidente del Consiglio, è un caro amico, però scorrettamente, ha iniziato ad affiggere manifesti quando ancora il Consiglio Comunale è in essere. E non mi sembra sia una situazione corretta oggi. Noi stiamo facendo un Consiglio Comunale e siamo ancora, fino a quando non viene decretato dal Presidente della Repubblica lo scioglimento del Consiglio Comunale, siamo ancora consiglieri in carica e non stiamo facendo campagna elettorale alcuna, mentre ex nuova Piazza Pulita inizia a fare campagna elettorale affiggendo manifesti. Io non lo so, da sicuro che potremo avere dei colpi di coda fino a domani, e quindi mi dispiacerebbe che il caro Giuseppe Pitta non dovesse trovare di nuovo con altri manifesti, perché potremmo trovarci all'anno prossimo con il nuovo, se si va a votare l'anno prossimo, non so se ci sarà la stessa coalizione o ci saranno altre situazioni, oggi a breve continueremo. E mi piace vedere, e ho ascoltato tutti gli altri interventi che mi sembrano tutti buoni, tutti bravi, tutti appassionati in questa scelta del candidato sindaco. Io dico,
da quando si è iniziato a entrare lì, perché non è oggi che si è intravista la possibilità del sindaco che andasse candidato alle regionali. Qualcuno dei consiglieri comunali poteva prendere delle decisioni drastiche. E che dice oggi il consigliere Di Battista? Oggi non c'è nessuna convenienza, oggi aspettiamo gli eventi, anche perché ci troviamo adesso con un bilancio a quanto sembra alla fine dell'anno può darsi che ci dichiareranno dissesto su dissesto. Questo era quello che doveva cambiare le sorti di questa città. Continuo ancora a dire in campagna elettorale che lui ha lasciato 40 milioni di che cosa? Questi sono come i 40 milioni della bella sposa durante la campagna elettorale che aveva portato come tutte. E invece questa sposa con i 40 milioni, i 30 milioni che diceva all'epoca è scappata via con tutta la dote. Noi non l'abbiamo mai vista, non sappiamo se continueremo o la troveremo successivamente. Ci troviamo adesso in questa situazione drastica, difficile. Nessuno ha parlato di questioni politiche, perché qui adesso non è il caso più di parlare di questioni amministrative. La questione amministrativa è decotta già nel momento in cui si è decretato il dissesto. Noi l'avevamo già detto dall'inizio, non ci avete ascoltato. Siete andati dritti per la vostra strada pensando di risolvere i problemi e il risultato qual è stato? Dissesto. Adesso ci troviamo dissesto su dissesto solo e esclusivamente per le ambizioni personali di una persona sola. Di una persona sola che continua a prendere in giro un'intera città. E prende in giro un'intera città perché si è sempre mandato lui che ha messo al bando tutta la vecchia politica. Ebbene, oggi che cosa fa? Oggi il rischio grande che i 12.000 cittadini che hanno votato Piazza Pulita si potrebbero trovare, ritrovare con la vecchia politica, perché oggi può darsi che i cittadini si rendono conto che la vecchia politica riusciva a fare qualcosa mentre la politica di Piazza Pulita è riuscita a fare solo Piazza Pulita all'interno dell'amministrazione comunale, non portando nulla di benefici. Oggi abbiamo soltanto dei cantieri aperti e non sappiamo questi cantieri che sono aperti fino a quando resteranno così in quello stato. Io mi auguro che la prossima amministrazione riesca a sistemare e a trovare i fondi per poter sistemare e abbellire il nostro viale Castello, perché tanto ci mandiamo che dobbiamo farlo, dobbiamo sistemare il castello, vedremo un palazzo che sarà la fine del mondo. A oggi sono chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Oggi per arrivare al castello, quando arrivano i turisti, non sanno da che parte andare. Su viale Castello non si può passeggiare nemmeno a piedi. Immaginate come arrivare. Tutto il resto è agli occhi di tutti. La città lo sta vedendo. Io mi auguro che i cittadini all'interno, io dico che la cosa bella è l'urna. All'interno dell'urna darà il suo responso negativo o positivo. Io mi auguro che sia negativo per il sindaco, perché per questa amministrazione, perché non ha prodotto nulla. Grazie. Grazie consigliere Paolo Intacola.